qui, su, iniziamo, veloci! Maestro! Su, Nathan, entra anche tu! Dai, utilizzate il copione! Sono degli incapaci, incapaci! Ecco, io sono re e grazie all'aiuto di Dio ho conquistato Gerusalemme e la farò mia capitale. Ho fatto già costruire una casa di cedro per me, ma non è giusto che l'arca dell'alleanza dimori ancora sotto una tenda. Voglio costruire un tempio per il Signore, se lo merita lui. Ha mantenuto ogni sua promessa e sempre stato fedele con noi. Davide, tu sai che io sono Nathan, profeta dell'Altissimo e parlo per suo conto. Il Signore ha piacere delle tue buone intenzioni, ma non reputa ora necessario che tu costruisca un tempio come sua dimora. Verrà costruito, ma non ora. Ora gli basta continuare a dimorare sotto una tenda come fece fin dalla fuga del nostro popolo dall'Egitto, per opera di nostro padre Mosè. Ma non è giusto che io abbia una bella casa e che il mio Signore debba dimorare in una tenda. Il Signore dice che sarà tuo figlio a costruire una casa per lui. È il Signore che opera per noi cose grandi e non noi per lui. Tuttavia ti fa una promessa. Dalla tua discendenza sorgerà un nuovo re di Israele, che siederà sul trono e regnerà per sempre perché il suo regno non avrà fine. Bene, se così vuole il Signore, così sarà. La prossima senza copione, che così siete inespressivi. Vabbè, andate, va, prima che mi arrabbi. Su, via! Bene, così abbiamo concluso le prove del primo atto. Tutti questi personaggi si fidano di Dio. Ma, quindi converrà anche a me fidarmi di Dio.